Battistella, complimenti per il primato e complimenti per la bella partita di oggi. Due domande, risultato giusto innanzitutto e seconda cosa, la classifica recita oggi Frosinone 52, Benevento 39. Lei obiettivamente crede che ci siano questi 13 punti di differenza? E a che cosa sono dovuti essenzialmente? No, sinceramente vista anche la comunque bella partita di tutte e due le squadre oggi, e il Benevento merita un'altra classifica. Adesso non so, poi quali sono stati i problemi durante l'anno, non essendoci, non stando tutti i giorni nell'ambiente, però è evidente che hanno il Benevento un'ottima squadra e che sicuramente merita un'altra classifica. E, parlando della partita, è stata una buona gara, specie nel primo tempo da parte nostra. E abbiamo sofferto i primi 5-6 minuti iniziative del Benevento, ci siamo poi sistemati in mezzo al campo e abbiamo comunque sofferto pochissimo, abbiamo attaccato in un paio di occasioni dove poi è venuto anche il gol. Siamo partiti bene anche subito nel secondo tempo, forse potevamo essere un po' più precisi sotto porta, dove abbiamo sbagliato sull'1-0 un paio di occasioni nitide con Ciofani, con Curiale, dove sono stati sfortunati, è stato bravo il portiere, e abbiamo sofferto dopo il pareggio comunque l'iniziativa loro, perché ci hanno un po' schiacciato. Nonostante quello, comunque a quel punto della gara potevamo sia noi prendere gol che loro prendere gol, perché in un paio di occasioni anche noi siamo stati pericolosi. Nel finale abbiamo provato il tutto per tutto, perché comunque anche la mentalità della squadra è quella di provare a vincere, di non accontentarsi. A volte ti va bene quando magari fai un gol al 90, a volte ti va male. E alla fine penso che per le occasioni create da una parte e dall'altra il pareggio sia giusto, e forse l'unico rammarico è che sull'1-0 abbiamo avuto un paio di occasioni che magari fosse entrata la volta la palla in porta, sul 2-0 poteva essere difficile insomma per il Benevento recuperare, però alla fine della gara, delle occasioni create, il Benevento e il Frosinone penso che il pareggio sia giusto. Complimenti per l'analisi, ha detto talmente che non c'è più niente da dire. Ma 13 gol di Benevento. Cosa? Tipo un sacco di occasioni di Benevento, non ho saputo concludere. Sì, no, anche del Frosinone, ce l'ha avuta anche sull'1-0. Ho detto infatti, sull'1-1 il Benevento ha avuto anche loro hanno avuto delle belle occasioni, quindi si poteva vincere, si poteva perdere. Ripeto, il rammarico era che sull'1-0 abbiamo avuto noi occasioni prima del pareggio proprio. Mister, è più contento per il punto guadagnato o per i due punti persi? No, ma soprattutto in considerazione che il Frosinone deve ancora riposare. Sì, noi dobbiamo riposare, abbiamo questo margine di vantaggio con di 3 punti con il Perugia. Noi dobbiamo riposare, è vero, però queste partite insomma danno la dimostrazione che la squadra c'è, la squadra voglia di vincere il campionato. E dietro i spogliatoi adesso, finita la partita, un bel segnale, ho notato che nessuno era contento. E questa evidenza che la squadra comunque è venuta qui per giocare, che se abbiamo questa mentalità come l'abbiamo avuto durante tutto l'anno per le prossime partite, e calcolando anche che l'ultima gara andremo a Perugia, sono, non dico sereno, ma fa bene sperare insomma questo atteggiamento della squadra. Bene, posso? Sì. Grazie. Grazie.